ai sensi dell'articolo 450 bis del codice di procedura penale come imputato in reati connessi, avendo la questione di Milano sul conto protezione che interessa anche noi. Lei deve essere assistito da un legale, vedo qui l'avvocato Amato. L'assiste l'avvocato Amato, onorevole? L'assiste l'avvocato Amato? Allora diamo atto che l'avvocato Nicolò Amato è presente. Lei, onorevole, come imputato di reati connessi, ha gli stessi diritti di un altro imputato, quindi può astenersi dal rispondere alle domande della Corte. È una facoltà che le riconosce la legge. Mi deve dire se intende rispondere oppure no. Volentieri. È così cortese di declinare le complete generalità, per favore? Craxi Benedetto, nato a Milano il 24-2-34. Residente? Residente a Milano. Via? Via Foppa 5. È sposato? Ha figlioli? Figlioli. Titolo di studio? Sono diplomato. Ha prestato servizio militare? Non ho prestato servizio militare. Possiede beni di fortuna? Possiedo... Sì o no? Basta, non... Sì. Ha precedenti penali? No. No. Onorevole, ci vuol dire come e quando ha conosciuto Licio Gelli? Sì. Su questo episodio io ho già deposto di fronte alla Commissione d'inchiesta parlamentare alcuni anni fa. Quindi io posso, a distanza di anni, ricostruirlo nuovamente. Un funzionario dell'ufficio stampa del partito, Vanni Nistico, perfetto, che era amico del proprietario dell'albergo dove abito tuttora, che era mio amico, per un periodo fecero insistenze perché io incontrassi tale ingegner Luciani, indicato come un esponente di questa P2 di cui si andava un po' vociferando, che io non conoscevo assolutamente. Devo dire la verità, che da un lato, sotto l'insistenza che attribuiva importanza all'incontro con una persona che aveva dell'influenza, e anche un po' per curiosità, alla fine io accedetti all'idea di incontrarlo. Fu accompagnato all'Hotel Raphael. Mi scusi, questo quando avvenne? Questo avvenne, e questo è ricostruibile, facciamo forse gli inizi dell'80, gli inizi degli 80. Comunque agli atti, questo è agli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta. Ecco, per aiutarla, quello fu un periodo piuttosto burrascoso, la seconda metà del 79 e il principio dell'80, è il periodo del contratto per la fornitura di petrolio all'Italia da parte della Petromin iraniana e saudita, anzi, e quindi tutti i problemi. Era il periodo del primo governo Cossiga, nell'agosto del 79, era il periodo della commissione bilancio, dove vennero ascoltate molte persone, lei compreso, credo, sull'affare della fornitura del petrolio e sulla tangente del 7% con la Sofilao Panamense. Ecco, questo è il periodo. L'incontro con Gelli è anteriore a tutto questo? Ma è posteriore, credo. Posteriore. Perché c'è un certo momento, alla metà del 79, che l'onorevole Formica la informa di una situazione piuttosto esplosiva, cioè del contratto Eni Petromin e del contratto tra l'Agip e la Sofilao. Ecco, credo che questo avvenga verso la metà del giugno del 1979, perché lei poi immediatamente contatta alcuni esponenti del governo, altri uomini politici, lamentando questa situazione. In relazione a questi fatti, lei mi conferma che Vanni Nistico le portò Gelli dopo o prima? No, sicuramente dopo. Innanzitutto fu presentata come una visita di conoscenza. Per noi il tempo è molto importante. Sì, questo sicuramente dopo. Il dopo che significa? Perché la storia si protrae da giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre.
Il dopo risulta sicuramente agli atti parlamentari, il dopo, perché io su questo episodio, ripeto, ho già avuto occasione di deporre di fronte a una commissione d'inchiesta parlamentare. Quindi lei pensa, insomma, al principio dell'80, via. Quindi io penso all'inizio degli 80. Fatto sta sì che viene presentata come una visita di cortesia, ed effettivamente l'ospite fu cortese. L'incontro si svolse nella mia suite all'hotel Raffaele. Non si trattò in sostanza poi in realtà di una vera visita di cortesia. Se alla corte interessa io mi soffermo sull'episodio. Si presentò dicendo che aveva molte relazioni, che aveva molta stima nei miei confronti e che pensava che la situazione italiana era una situazione instabile, che bisognava pensare seriamente al futuro. Mi fece un cenno, come se il capo dello Stato di allora fosse un ostacolo per l'organizzazione di una situazione politica più stabile. Il capo dello Stato di allora era Sandro Pertini. Io mi ricordo che gli osservai, ma guardi, il capo dello Stato c'è, è in buona salute, come uno degli argomenti era che era troppo anziano, c'è, in buona salute. Allora mi rispose, credo che sia agli atti parlamentari questo, mi rispose, ma sa, una campagna di stampa può servire a risolvere il problema, se del resto noi abbiamo molta influenza sulla stampa. Non mi pareva il caso naturalmente di condividere questo suo punto di vista. In sostanza si dichiarò a disposizione, manifestando un sentimento di amicizia, eccetera, eccetera. Quindi questa visita di cortesia, ma non solo di cortesia, si concluse. Concludo. Sì. Io ricordo che, uscito lui dalla mia stanza, poi nelle ore successive trovai il modo di informare il capo dello Stato, genericamente, dicendo che qualcuno poteva mettere in atto qualche manovra contro di lui. Io mi ricordo che Sandro Pertini mi rispose per iscritto, mi mandò una lettera che poi stranamente apparve, perché la lettera la mandò a me, io non la diedi a nessuno, perché era una lettera personale e privata firmata dal Presidente della Repubblica, e poi, se non ricordo male, però, da qualche fonte del Quirinale, la lettera fu passata alla stampa e credo che sia stata pubblicata. Ricordo la lettera perché si conclude con un'espressione tipica del vecchio presidente, alla quale mi ringrazia perché mi sono preoccupato di segnalarle eventuali rischi, eccetera, e poi Sandro finisce la lettera dicendo a brigante, brigante e mezzo, Sandro Pertini. E così fu la risposta, diciamo, a quella. Così si concluse quell'episodio. Senta, come si presentò a lei l'uomo? Perché mistificò Pallotti. Mistificò parlò dell'ingegner Luciani. Sì. E a lei come si presentò l'uomo? Ingegner Luciani, credo. Cioè non disse il suo vero nome. Se lei mi chiede cose che risalgono a 14 anni fa, credo ingegner Luciani. L'ingegner Luciani. Ancora ingegner Luciani. Le parlò della massoneria, della no, loggia? No, fece cenno alle relazioni, agli amici, all'influenza, mi disse che avevano una grande influenza sul Corriere della Sera, dove c'era un bravo figliuolo che si chiamava Tassandin, ma non mi parlò espressamente come a nome della massoneria o di una loggia massonica, assolutamente. E le parlò del contratto tra l'ENI e la Petrobin? Assolutamente. Non ne parlò, non ne fece alcun accenno. A proposito del Presidente della Repubblica, si ricorda in maniera particolare che cosa disse? Cioè, quale fu l'argomento dal quale lei trasse la conclusione che ci ha illustrato poco fa? Beh, è un argomento come per dire che, insomma, se si voleva creare una situazione più stabile, una situazione nuova,
il paese, questo poteva essere un ostacolo, l'uomo era anziano, quindi insomma forse ci si ne poteva sbarazzare, questo è il senso, cioè poteva indurlo a lasciare. E secondo lui chi doveva prendere il posto del presidente Bertini? Beh, questa è una cosa più... La disse? Perché si può chiedere a lui. No, no, chiedo a lei se lo disse. Chiedere a lui. Ne parlò, di no, fece chiedere, nome oppure si no? Si può chiedere a lui. Del resto, se vogliamo discutere, se vogliamo approfondire il problema del rapporto tra questa associazione o questa loggia massonica irregolare e tuttavia verso la quale affluivano e affluirono poi personaggi di primo piano degli apparati dello Stato e anche di uomini politici di una certa taglia, anche se di prevalentemente di seconda fila, se vogliamo approfondire il significato politico di questa associazione e il ruolo che ebbe, che svolse, bisognerebbe cercare di andare un poco al di là di dove andò la commissione d'inchiesta parlamentare, la quale per spiegare il ruolo politico della P2 negli anni dell'Unità Nazionale si è arrampicata un poco sui vetri per cercare di far capire come era possibile conciliare l'atteggiamento di sostegno della P2 o delle espressioni della P2, la presenza nella P2 di esponenti autorevoli della situazione politica di allora, con i propositi di rovesciamento istituzionale o di alternative radicali. Si è fatta un po', ho riletto recentemente le pagine di questa commissione d'inchiesta, c'è una certa arrampicatura sui vetri, perché quale fu il comportamento di questa associazione ricostruito dopo, o di questo gruppo ricostruito dopo, negli anni, diciamo, della Unità Nazionale? Quale fu il comportamento di questo gruppo, se non un comportamento di sostegno? Io incontro questa persona, lo incontro quando siamo entrati in un'altra fase politica. Entriamo in un'altra fase politica e si è alla ricerca di una diversa stabilità e di un diverso equilibrio politico. Ma non c'è dubbio che la loggia P2, che io personalmente non ho mai criminalizzato globalmente, perché mi sembrava impossibile criminalizzare tutta una serie di persone che sono risultate persone assolutamente per bene, molti dei quali erano nella P2 perché erano dei massoni e andarono nella P2, e di questi ce n'è un notevole numero, quindi io non mi sono mai piegato alla demonizzazione propagandistica dell'insieme di questa, diciamo, associazione. Basti pensare che in questa associazione c'era il generale Dalla Chiesa. Io ricordo un episodio a questo proposito. Il generale Dalla Chiesa mi inviò, quando furono scoperti gli elenchi della P2, mi inviò un suo ufficiale per chiedermi di intervenire sul governo e sul ministro della difesa, perché temeva o sapeva che c'era una richiesta di rimuoverlo. Cosa che io feci immediatamente, convinto come ero che anche se il generale della Chiesa fosse stato massone, come erano massoni decine o centinaia di ufficiali dei carabinieri, pensavo che aveva dato tale prova di lealtà, di coraggio e di dedizione all'istituzione e dallo Stato, che non c'era ragione di rimuoverlo. Quindi intervenni immediatamente sul Presidente del Consiglio dell'epoca e sul Ministro della Difesa per chiedere che il generale della Chiesa rimanesse al suo posto. Contro la decisione che il governo prese in questo senso, io credo, questo basta accertarlo, le autorità militari presentarono delle controdeduzioni scritte per opporsi a questa decisione del potere politico che riguardava il generale della Chiesa. E così come il generale della Chiesa risultarono poi in quegli elenchi, io permetto che non sono massone, non sono mai stato, né ero molto informato della realtà massonica italiana, per la verità. E non ero neanche informato, benché io ci sia cresciuto nel Partito Socialista, della realtà massonica esistente nel Partito Socialista. Come della realtà massonica esistente in partiti laici
affini o amici. La realtà massonica che esisteva in parte almeno per ragioni storicamente giustificate, perché le radici si tramandavano attraverso le generazioni e risalgono al Risorgimento, e molte famiglie, diciamo socialiste o repubblicane o liberali, avevano una origine massonica perché la radice era una radice risorgimentale. Questo è avvenuto anche nel Partito Socialista, per cui io non ho demonizzato, nel Partito Socialista non conoscevo la realtà massonica e men che meno conoscevo la realtà della P2, proprio della iscrizione ad una loggia massonica di quella natura. E quindi io mi sono successivamente, come lei avrà potuto, come si può constatare, come si potrà constatare, io successivamente mi sono comportato sempre in un modo che teneva conto del giudizio che io davo delle persone e non del fatto che erano dei massoni appartenenti alla P2. E questo spiega perché diversi di loro, che pur erano in quelle liste, su di loro io non ho mai infierito, non ho mai chiesto provvedimenti disciplinari, consideravano che era la loro libertà di cittadini di aderire alle logge massoniche alle quali volevano aderire, anzi alcuni di loro sono stati, diciamo, indicati o sostenuti in cariche di alto rilievo, mi riferisco all'onorevole Manca che è diventato presidente della RAI per esempio, all'onorevole Labriola che è attualmente vicepresidente della Camera, o all'onorevole Cicchitto che io ho riproposto candidato sostenendo la sua rielezione al Parlamento. Questo per dire che non mi sono mai sentito di criminalizzare globalmente questa esatto, realtà, siete onorevole. Che vedo che l'inchiesta, un documento dell'inchiesta parlamentare, in un documento si legge, viene definita realtà polimorfa. Vabbè. Senta, quando lei parla prima ha detto vorrei andare un passo avanti politicamente parlando rispetto alla Commissione, era questo oppure l'argomento è diverso? No, nel senso di dire, beh, a me ricostruendo i fatti poi mi è parso di capire che questo consolidamento e questo afflusso in questa loggia irregolare o che si comportava irregolarmente, diciamo, come ho letto dopo rispetto alle regole dell'ordinamento massonico, avviene in un certo periodo. Avviene in un certo periodo. Quando avviene l'ingresso e l'influenza sul Corriere della Sera? Avviene in un certo periodo ed è il periodo dell'Unità Nazionale, ed è il periodo in cui sono i capi dei servizi che non stanno tramando contro il governo, sono i capi dei servizi che sono all'ordine del governo e che sono collaboratori e nominati dal governo che entrano a far parte dell'associazione P2. Gli ufficiali dei carabinieri, adesso non ricordo, voi ricorderete certamente meglio di me, che non erano non meno di 50, che erano in questa associazione, non erano per cospirare contro il governo. L'influenza del Corriere della Sera di quegli anni non fu esercitata contro il governo. Basta leggere il Corriere della Sera di quegli anni. E quindi l'impressione è che si trattava di un'associazione di potere, di influenza, di relazioni di influenza, ma che si muovevano in un certo ambito che in quel periodo era la cosiddetta Unità Nazionale. Qualche prova concreta poi di queste relazioni noi le avremo quando affrontiamo il tema di taluni finanziamenti che probabilmente anche su suggerimento sotto l'influenza di alcuni di questi personaggi pervengono ai partiti politici. Certo, quello è un periodo in cui i rapporti sono stretti poi tra i capi dei servizi, che sono capi dei servizi iscritti all'associazione P2, e partiti di governo. Non con me in particolare, che non conoscevo, non ho mai conosciuto il generale Grassini,
e ho visto una sola volta, forse due, il generale Santovito, a differenza del senatore Pecchioli, che si incontrava regolarmente in un appartamento di Roma, di cui ho l'indirizzo perché mi è stato dato, con il generale Santovito. Quindi uno dei partiti della maggioranza di governo, e presumibilmente poi anche naturalmente altri, avevano rapporti con questi esponenti, quindi c'era un clima di collaborazione, con questa associazione. Da parte di chi? Un clima di collaborazione da parte del governo e della maggioranza del governo presieduto dall'onorevole Andreotti e da parte delle forze che componevano la maggioranza, che erano principalmente la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista. Senta, onorevole, oltre quella volta incontrò l'ingegner Luciani successivamente? No, non l'ha più visto? Io non l'ho più visto l'ingegner Luciani. Nessuno ne parlò più di Gelli direttamente? No, messaggi a me non me ne sono stati mandati. Questo in quel periodo. Vorrei rimanere ancora nel 79, poi passiamo nell'80. Nel 79 tornerei al discorso del contratto tra l'ENI e la Metromin. Ecco, che cosa ricorda in proposito? Che cosa le disse l'onorevole Formica e soprattutto lei o Formica da chi seppe la questione della cosiddetta mediazione o tangente miliardaria? Signor Presidente, lei torna a parlarmi di cose che risalgono a 15 anni fa. Lo so. Infatti ho fatto la premessa, sì. Quello che ricorda. Sì, io su questo ho già fatto una deposizione 14 anni fa, non so quando, di fronte a una commissione d'inchiesta parlamentare. Sì, allora, so, lei... il senatore Formica si ricorderà certamente molto meglio di me dei particolari. Certo è che lui che mi informa. Io penso che l'origine, la fonte originaria della informazione che portava a dire appunto che si stava preparando un'operazione complessa e camuffata per una commissione che doveva essere pagata all'Arabia Saudita, credo che la fonte originaria sia straniera, cioè venga dal mondo petrolifero straniero, sia venuta la indiscrezione originaria. E come mai proprio a voi? Quando dico voi parlo del Partito Socialista, no, che in quel momento... Perché fu poi questa informazione, credo, insomma, per me non eravate al governo ancora, no? Nel 79 c'era Andreotti. No, noi non eravamo al governo. Poi ci fu il primo governo Cossiga. Noi non eravamo al governo. Perché proprio a voi, non partito di governo, dall'estero viene questo segnale? C'è una spiegazione? No, non è venuta, non credo che sia venuto direttamente a noi il segnale. Il segnale è venuto dal mondo petrolifero internazionale a dirigenti dell'ENI che informarono Formica. Così nasce la questione. E Formica solleva la questione chiedendo spiegazioni del perché si fa un contratto con l'Arabia Saudita e si stabilisce ufficialmente una commissione, una tangente di commissione, ma credo ufficiale, di proporzioni colossali. E quindi sorge l'interrogativo se questa commissione è diretta ai sauditi, cosa che i sauditi poi negarono, è diretta ai sauditi o in realtà è una commissione camuffata che è destinata a rientrare nel paese. E date le dimensioni, io ricordo cosa dissi di fronte alla commissione d'inchiesta, dissi: ma scusate,
questi soldi non è che servivano a comprare le pellicce, perché questi soldi erano di tale portata, era una tale, negli anni era di una tale dimensione, che aveva tutto il sapore di qualcosa che serviva a sorreggere un equilibrio politico. Questo era il nostro sospetto. Certo. Serviva a sorreggere un sistema. Senta, onorevole, lei ha conosciuto ovviamente Ferdinando Mack. Sì. Sì. Lo conosceva anche allora. Come no? Lei seppe prima o dopo che la stessa persona, cioè Ferdinando Mack, contattò Mazzanti per sostituire i soggetti che stavano presentandosi come coloro che avrebbero potuto consentire la conclusione del contratto? Guardi, io adesso in questa cosa qui la ricordo, cioè ricordo che si fece il suo nome, che lui depose, Ferdinando Mack depose di fronte alla commissione d'inchiesta. Adesso non ricordo la sua deposizione, ma lui escluse di avere fatto trattative. Ferdinando Mack gravitava, come suol dirsi, nella vostra area? Oppure no? Ferdinando Mack in quegli anni, in quegli anni collaborava direttamente con l'amministrazione del partito e ebbe incarichi anche di lavoro, diciamo, perché da parte dell'amministrazione. Lei prima ha detto una cosa molto giusta, cioè quello che colpisce è la enormità dell'importo della mediazione, il 7% sul valore di un fatturato di quasi 1 milione di barili di petrolio. A 20 o giù di lì dollari a barile. Tanto è vero che in poco tempo, prima che si interrompesse il tutto, affluirono su quei conti svizzeri oltre 17 milioni di dollari, e stiamo parlando del 79. Beh, quindi era solo una parte limitato. Su forniture di agosto, settembre, ottobre. Ecco. Però la cosa che colpisce è che, secondo Mazzanti, Mack chiese una percentuale maggiore. Voi non aveste notizia? Io lo escludo nel modo più assoluto. Lei ebbe notizia. Pieno di una polemica nella quale noi eravamo in prima persona, no, impegnati. No, questo avviene prima, onorevole. Ma anche, insomma, mi sembra di una tale imbecillità. Prima che Formica venga da o lei. O è una imbecillità o è una velleità. Perché, vede, quando l'onorevole Formica viene da lei, il contratto principale è già firmato. E praticamente il secondo contratto, quello della mediazione, ormai è avanti. Perché i sauditi hanno dato luce verde. Mack si interessa del problema un paio di mesi prima, quando ancora le trattative per la mediazione sono in alto mare. O anche quando i sauditi fanno firmare all'Italia, ma non firmano loro il contratto di fornitura, riservandosi di stabilire la data di inizio della fornitura, il che praticamente era una spada di Damocle, perché potevano fare quello che volevano. Ecco, è in quel momento che Ferdinando Mack sembra si interessi del problema. Quando l'onorevole Formica le riferisce il tutto, le parla di questa questione? No, assolutamente. Ne seppe qualche cosa successivamente? No, successivamente credo che abbia negato di fronte alla commissione di inchiesta parlamentare. E io a quello mi attengo. Sa, si parlava di un cartello di alcune persone ben identificate che stavano o diceva che stessero dietro Ferdinando Mack. Un cartello? Di persone, abbiamo i nomi in sostanza. Chiamiamolo cartello, era un gruppo di persone. Senta, lei fu informato che quasi immediatamente, parliamo di luglio, l'onorevole Formica già chiese la testa del presidente dell'ENI, cioè voleva che immediatamente fosse cacciato via. Lei ne fu informato, era d'accordo oppure non le fu riferito alcunché? Mi pone domande che risalgono a 15 anni fa. Era un fatto, non è un particolare. Posso ritenere che fosse una richiesta giustificata. Giudicare che se è stata fatta era una richiesta perché logica. Perché Mazzanti venne sospeso dall'incarico nel dicembre del 79. Sospeso. E poi successivamente nell'80 venne sostituito da Grandi. Però la richiesta di neutralizzare Mazzanti, Formica la pronuncia molto prima, cioè quasi immediatamente a luglio, quando ancora non è in corso la fornitura di petrolio.
Ora, non è un particolare che si può dimenticare, onorevole Mazzanti. Così come avete chiamato me per testimoniare su fatti che ricordi, i fatti che ricordo li dico, voi chiamate il senatore Formica e gli chiedete... Sì, ci ha fatto onorevole Craxi. Va bene. Anche con Mazzanti, sì. È chiaro che li abbiamo già sentiti. Io non mi ricordo assolutamente questi particolari. Lei ricorda altri fatti essenziali, perché lei di questo fatto parlò, ci fu contestualmente a luglio la crisi di governo, del governo Andreotti, e poi divenne agosto Cossiga Presidente del Consiglio, però anche lei, se non mi sbaglio, fu convocato e sentito. Stiamo parlando? Luglio 79, quando si parla forse dell'incarico a Pandolfi, mi sembra. No, io ricevetti un incarico. Che non andò a buon fine. Poi al quale poi dovetti rinunciare. Esatto. Poi fu dato un incarico, adesso non posso ricordarmi esattamente, a Pandolfi. Sì, mi sembra. Pandolfi. E poi comunque a Cossiga. Ricordo bene questo episodio. Perché? L'onorevole Cossiga ha ricevuto l'incarico, mi venne a trovare all'albergo Raffaele, la sera, mi ricordo, era una sera, lo ricevetti nella suite dove abito da 20 anni, aveva avuto l'incarico e venne per chiedermi se l'avremmo sostenuto. Io gli dissi che avevo grande fiducia in lui. E gli dissi che però esigevo che sulla questione Eni Petromin si andasse fino in fondo e si facesse chiarezza. L'onorevole Cossiga allora mi disse che era intenzione sua di fare chiarezza su tutto ciò che era necessario fare chiarezza in quel momento. Mi ringraziò perché gli preannunciavo la possibilità di un nostro sostegno, che poi fu forse un sostegno esterno, adesso non ricordo esattamente. Sì, al principio credo, esterno, nel secondo governo Cossiga, in aprile 80, voi entrate al governo. Benissimo, e quindi fu uno sostegno esterno. Manca al Ministero del Commercio. Quindi dopo il colloquio che ebbe con me quella sera, credo, ho avuto gli altri colloqui con altri partiti, sciolse la riserva e accettò l'incarico. Qualche cosa di più, mi sembra, almeno così ci è stata presentata. Lei pose proprio una preclusione di carattere politico per il vostro appoggio al governo. O risolvete questa questione interrompendo la fornitura, o noi non vi appoggiamo. Ma forse non l'ho messa proprio in questi termini. Sto riassumendo. Avrò chiesto garanzie, che questo lo può dire il senatore così che meglio di me. Infatti le sto riferendo quello che ci ha detto il senatore Cossiga. Beh, insomma, però le cose si avvicinano, non è che sono lontane. Lui ce l'ha presentato in un modo molto più drastico, proprio come preclusione. O risolvete questo problema, cioè l'avete messa proprio sulla politica. No, fatto io lo incontrai a casa mia, nel senso dove abitavo, che lui, siccome era un amico, aveva avuto l'incarico, gliene parlai e gli posi questo problema, che non era il solo problema dell'Italia, perché quando si fa un governo bisogna occuparsi dei problemi dell'Italia, che sono tanti. Tra i tanti problemi c'era anche... gravava l'incognita, no? Diciamo il mistero di questo affare, che non è stato mai interamente chiarito, se non nella logica, nella soluzione logica che danno ai problemi le persone intelligenti che riflettono sulle cose. Senta, onorevole Craxi, lei ha conosciuto l'avvocato Umberto Ortolani? Mai. Quando era deputato o senatore, non mi ricordo, l'onorevole Formica, credo che fosse senatore allora, ma qua comunque era membro del Parlamento nazionale, forse del senatore. Quando le parlò ripetutamente di questo problema, le accennò ad incontri che lui aveva avuto ripetutamente in quel periodo con l'avvocato Ortolani? Non credo. Perché è contestuale. Mentre l'onorevole Formica si incontra a giugno, immediatamente dopo le elezioni politiche di quel giugno 79, e poi successivamente nella seconda metà del stesso mese di giugno e poi a luglio, mentre parla con Ortolani, parla anche con lei, riferendole la gravità del problema. Ricostruendo la storia di quel periodo, scusi Presidente,
Bisogna mettere nel conto ciò che avvenne a me, ciò che capitò a me a ridosso della fine del 79 e nei primi mesi dell'80. Cioè? Che ci fu un tentativo molto insidioso e che non giunse a compimento solo per un soffio di rovesciarmi da segretario del Partito Socialista. Era lì che pensavate che andassero i soldi della tangente? Non credo, non credo. Io sto parlando di un sistema. Come si componesse questo sistema sono gli storici che debbono ricostruirlo. Il sistema di relazioni... Ma io non sto parlando della storia, sto parlando dei vostri timori, dei suoi timori. Il mio timore era che quella tangente in realtà, il suo destino finale era quello di sostenere l'equilibrio politico che io non... che avevo accettato bon gré mal gré, che avevo accettato di malavoglia. Fatto sa che si è che nei miei confronti viene operato un tentativo di rovesciarmi da segretario del partito proprio a ridosso della fine e della fine e dell'inizio dell'80. La cosa non avviene per un voto, nel senso che io mi trovo improvvisamente di fronte e inspiegabilmente, perché io potevo pensare che esistessero dei sottofondi, di cui non avevo però prova, però potevo sospettare che esistessero dei sottofondi. Certo, c'era tutto un concerto politico diretto ad eliminarmi dalla scena, tanto è vero che si svolge una drammatica riunione della direzione del partito. Mi ricordo ancora perché si svolse al gruppo parlamentare. A un certo punto c'era anche Nenni presente. A un certo punto il vecchio, erano arrivate le 11 di sera, mi disse, si alzò, si mise il paltò, si mise il basco, e mi disse, sono le 11, sai, è tardi, adesso vado a dormire. Ma se c'è bisogno del mio voto, chiamami a qualsiasi ora. Del suo voto non ci fu bisogno, perché a un certo punto chi mi stava in quel momento attaccando si rese conto che gli mancava un voto e si accettò la proposta di rinviare tutto ad un comitato centrale che si svolse poco dopo e dal quale io riuscii nuovamente segretario. Quindi come sia stata condotta quell'offensiva e perché sia stata condotta quell'offensiva contro di me è difficile, francamente, da decifrare in tutti i suoi aspetti. No, quello anche non è compito nostro. Però forse, ecco, sarebbe compito nostro sapere se tutto quel gran movimento che ci fu in quei mesi era indotto dal timore che questo denaro pesasse sulla bilancia di coloro che volevano estrometterla. Beh, questo non c'è dubbio. Cioè, per il timore che tutto un insieme, diciamo, tutto un insieme è chiaro. Si avvalesse... Sì. No, ma questo spiega questo gran movimento. Posso raccontare un altro episodio che è molto singolare? Sì. Molto singolare. Sono a San Siro, a una partita di calcio. Incontro a questo stadio Enrico Berlinguer, che è a Milano per qualche sua ragione politica. Allora gli dico, Enrico, ti devo parlare. Vorrei dire una cosa, dice, ci vediamo dopo all'uscita, ci diamo appuntamento a una vecchia cooperativa, a una cooperativa, non tanto, una cooperativa che è nella zona di San Siro, e mi ricordo che arriviamo insieme, la cooperativa, c'erano tutti i vecchi che giocavano alle carte, vedono arrivare me e Berlinguer, ci mettiamo a un tavolino e io gli racconto questa storia. Gli dico, guarda, mi hanno detto questo, che c'è in corso questa operazione, che è una roba che non va bene, questo inquina la vita politica italiana, il giorno che arrivano somme di questa natura inquinano la vita politica, di che cosa si tratta, eccetera, è grave. Berlinguer, che era un uomo taciturno, che parlava poco, mi ascolta, sì, vabbè, dopodiché, si torna, diciamo, eh, si,
io l'ho informato io di questo, e vedo che successivamente viene sviluppata una linea nella quale si cerca di coinvolgere noi che avevamo denunciato la cosa, da parte proprio loro, cosa che non ci spiegammo, perché io ero stato molto corretto e l'avevo informato, dicendogli una cosa che non va bene. Si è avuto quasi l'impressione, sì, ci fu un colloquio, l'impressione che loro fossero in qualche modo, insomma, a conoscenza delle cose e che volevano assolutamente allontanarle, visto che le cose erano state scoperte, volevano assolutamente allontanarle dalla propria area di influenza, eccetera. Fatto sì è che furono loro che poi dopo insinuarono, no, che in qualche modo noi che denunciavamo, o io che denunciavo, no, fossi in qualche modo invece interessato. Comunque Formica non le parlò mai di Ortolani, né allora né dopo. No, dopo vidi che lo litigarono, che ci fu una causa o non so, sì, una sì, quella è chiara, no, ma parlo so. Di colloqui. No, a me no, e per quale ragione? Ci fu una causa per diffamazione che vinse l'onorevole Formica. No, perché secondo l'onorevole Formica, anche secondo l'avvocato Ortolani, in quei colloqui si parlò anche di interventi del Partito Socialista per l'acquisto, per esempio, del Messaggero o per il sostegno alla Rizzoli. È vero che allora Formica, se non mi sbaglio, era segretario amministrativo del partito, sì, vero? Però le avrebbe riferito cose del genere, oppure era autonomo sotto questo profilo? No, e adesso del Messaggero non mi ricordo di cosa si tratterebbe del Messaggero. Almeno quello che viene riferito, che, perché sa, di questi colloqui abbiamo due versioni completamente opposte. Però prendendo quella per buona, quella di Formica, Ortolani disse: con i soldi che si ricavano da certi contratti possiamo A, ottenere 1 miliardo noi del gruppo Rizzoli da parte del Partito Socialista, il che, se mi permette, mi fa leggermente sorridere. Ma no, perché eravamo pieni di debiti. E appunto, perché all'epoca eravate già a diversi miliardi in lire italiane, 1 milione di dollari di esposizione, no? No, è che molto di più. Noi eravamo. No, io parlo in termini di dollari. No, ma ne avevamo dei debiti, adesso poi ne parleremo, avevamo un debito. Beh, so che al principio dell'80 avete un'esposizione di 18 milioni di dollari nei confronti del Banco Ambrosiano, 4 milioni di dollari nei confronti del Monte Paschi di Siena e così via. Quindi in sostanza, ecco. Sembrava una barzelletta in sostanza che voi deste il denaro al gruppo Rizzoli, però considerati i miliardi che venivano dal petrolio saudita, ecco, un discorso del genere, anche per sorridere, Formica non gliel'ha mai riferito? No, adesso non ricordo, di questo non ricordo, ricordo che diciamo, c'era aperto un problema a Corriere della Sera. Sì, questo sì. Ricordo che c'era aperto un problema a Corriere della Sera. A noi interessa sapere, in sostanza, che Formica di questo contatto non gliene ha mai parlato. Di questa idea, insomma, e non ho questo problema. Quando poi lei seppe della causa per diffamazione impiantata su querela di Formica, Formica, cose fatte, luci spente, le raccontò qualche cosa? No. Successivamente, e quindi sto parlando anche del principio dell'80. Guarda che Formica non è un mio discepolo, Formica è più anziano di me, è persona assolutamente autonoma, come i fatti hanno dimostrato. Era segretario amministrativo del partito, sì. Lei sì, era segretario politico del partito. Vabbè, ma non è che questa è una materia che riguardava la segreteria amministrativa del partito, il quale... No. A malapena riusciva a pagare il suo di giornale, figuriamoci se poteva impicciarsi negli affari finanziari degli altri giornali. No. Beh, se si trovava il denaro, forse poteva rientrare anche in una forma di strategia politica, o mi sbaglio? Ah sì, certo. Avendo il denaro. Certo. Beh, appunto che mi meraviglio delle ragioni per le quali non gliene parlò nessuno di questo. Siccome il denaro non è una cosa astratta, mi sembra più una fantasia questa che non una concreta. Sa, i 17 milioni di dollari che sono stati versati sul conto di chi? A Ginevra, non so, erano soldi. E di quelli parlava Ortolani e Formica, di questo Ortolani. Sì. Ortolani dice una cosa diversa, intendiamoci, però Formica, la versione di Formica è questa. Senta, successivamente, quindi anche al principio dell'80,
Ormai è cessata la fornitura del petrolio, Commissione del Bilancio che ha tenuto le sue sedute, Mazzanti ormai fuori della scena. Lei in questo arco di tempo ebbe altre notizie su questo argomento, dirette, non di risulta dai giornali? No. Ormai per lei era una questione... E chi mi avrebbe potuto darmene? Era una questione risolta. Beh, non so, per esempio, di Donna non le ha mai parlato di questo? Di Donna mi ha parlato di questo, ma prima... Di Donna mi ha parlato a un certo punto, anche perché emerse, dopo la scoperta delle liste, sapevo questa cosa, ne ero tenuto a saperla. Ma lui in qualche modo voleva darmi una spiegazione di questo suo comportamento. Ma Di Donna mirava la presidenza dell'ENI, se non mi sbaglio. Sì, probabilmente sì. E invece perse la corsa. Probabilmente sì. Però il discorso che lei fa, se collocato con la scoperta e il sequestro degli elenchi della P2, questo avviene a marzo 81 e le liste vengono pubblicate dal governo Forlani nel maggio dell'81. Io le sto parlando del 79-80. Quindi in sostanza per lei questa questione è chiusa così. Lei avrebbe occasione di parlare con Mazzanti? Prima di liquidare Mazzanti ne avete parlato? Credo di sì. Mazzanti dette qualche giustificazione, qualche spiegazione, vi convinse? Mazzanti disse che era tutto regolare. E avete creduto? Credo, adesso io adesso non mi ricordo, adesso sto cercando di ricordarmi dove l'ho incontrato. Ci ha creduto? Se al partito o a casa. Mazzanti mi disse, insomma, mi protestò la regolarità delle cose. Ripeto, e lei credette a quello che disse Mazzanti? No, perché la irregolarità delle cose appariva da tutto il contesto. Cioè il fatto che non era convincente la spiegazione che veniva data. Le spiegazioni non erano... Gelli o l'ingegner Luciani? Che poi Luciani passi, ma ingegnere, non aveva neanche la scuola media un altro po'. Con me non fece il minimo cenno di questo. E lei non ebbe più occasione, abbiamo detto, di incontrarlo? No, non fece il minimo neanche cenno. Neanche Vanni Nistico si fece più portatore di messaggi? Chi? Vanni Nistico. No. Perché in quel periodo Gelli va raccontando un po' a tutti... Vanni Nistico non nasce, io Vanni Nistico lo trovo, non è uno che... Diciamo, nessuno le addebita a Vanni Nistico. Lo trovo che lavorava al partito, io lo lasciai... eccetera, e poi successivamente emerse, insomma, che questo spiegava il fatto che ogni tanto diceva che la domenica andava ad Arezzo, spiegava il fatto che aveva dei rapporti, evidentemente, forse sì, ma non ha importanza questo, voglio sapere se le portò qualche altro messaggio dell'ingegner Luciani o di Licio Celli. In sostanza lei chiude questo tipo di rapporti? Sì. Perché Gelli invece parla di un ulteriore rapporto, e quindi passiamo ad altro argomento, all'aprile dell'80, quando cominciamo a parlare del conto protezione. Non con me. Ecco, vuole spiegare per cortesia questo fatto? Dal principio, cioè c'è una posizione, un'esposizione finanziaria piuttosto notevole del partito in quel momento. Voi che cosa fate? Contattate Calvi? Le dico subito, no, non è così. Allora, si era creata una situazione, Formica naturalmente la conosce meglio di me, ma io ricordo abbastanza bene, si era creata una situazione debitoria presso il Banco Ambrosiano nella precedente gestione, cioè quando non ero segretario io, inizia in quel periodo una sofferenza debitoria del partito presso il Banco Ambrosiano. Il segretario del partito era allora De Martino. Poi questa situazione debitoria si è moltiplicata rapidamente, anche perché quelli sono gli anni di altissima inflazione, quindi gli interessi si moltiplicano. Sta di fatto che a un certo momento questo scoperto bancario arriva, come lei diceva, a 16, se non ricordo bene, 16 miliardi, 18 miliardi, insomma una cifra molto alta per allora. Si hanno detto la verità, in quel momento si parla di 18 milioni di dollari
nei confronti del Banco Ambrosiano. 16-18, sì, appunto, sì, una cifra così. Quella era la situazione debitoria presso il Banco Ambrosiano. Come nasce la vicenda del conto protezione? Che comuni amici, io non conoscevo Calvi, non lo conoscevo, benché milanese non lo conoscevo, non avevo mai avuto modo di conoscerlo. Amici comuni mi fanno sapere che Calvi ha manifestato questa, diciamo, una preoccupazione per il fatto che il Partito Socialista avesse questa forte esposizione debitoria, perché probabilmente contemporaneamente si gli chiedevano altri crediti e che il banco non poteva avere a dare altri crediti, e che però se avesse potuto essere utile, poteva aiutare, poteva trovare un circuito internazionale che avrebbe potuto garantire un finanziamento. Così nacque la questione. Vengo informato di questa cosa e dopo di questo incontro Calvi. Mi scusi, lei dice persone, amici comuni, certamente non erano né Gelli né Ortolani. No, amici milanesi, erano persone milanesi che conoscevano Calvi e che erano persone amiche mie, che dicono appunto che Calvi fa sapere la sua disponibilità per cercare di aiutare il Partito Socialista a trovare una soluzione. Può dire il nome di queste persone? Per questo debito. Uno di questi era Natali, che era un mio collaboratore e che era a Milano, viveva a Milano e quindi conosceva. E altri? Conosceva Calvi. Altri non li ricordo, ma io credo di aver avuto questa segnalazione da più di uno. A distanza. Natali in quel momento si occupa dell'amministrazione del partito. Si occupa a Milano, anche no? Dell'amministrazione del partito. È un si occupa... po' il segretario Beh, amministrativo. Insomma, locale. Si è sempre un po' occupato dell'amministrazione del partito. No, per capire in quel momento cosa fa Natali. E quindi ha dei contatti anche bancari, eccetera. E quindi io incontro questo signor Calvi. Quindi chiedo scusa. Che conosco Natali per... conosceva Calvi, quindi. Sì, certamente. Che conosco per la prima volta, che non conoscevo in precedenza. E Calvi mi ripete, insomma, in mezzo a un contesto di altri ragionamenti, di altre cose, mi ripete questa loro disponibilità sua a ricercare un circuito internazionale. Dice perché qui ci sono un problema che riguarda il fatto che il Banco Ambrosiano naturalmente è preoccupato e quindi bisogna trovare qualche soluzione. D'altra parte ci sono preoccupazioni più generali, perché un partito come il vostro è un partito importante, siamo in anni ancora la situazione italiana non è stabile e quindi ci sono anche molti amici interessati a che la situazione italiana si stabilizzi, insomma a levare queste situazioni di sofferenza. Insomma mi fa un ragionamento amichevole di questo tipo. Non ricordo se in questo incontro o in uno successivo mi dice con chiarezza che questo circuito internazionale sarebbe in condizione di assicurare un finanziamento con modalità da precisarsi, e che sarebbe stato in modalità da precisarsi di 20 milioni di dollari. Naturalmente io caddi dalle nuvole, perché mi sembravano delle cifre in quell'epoca così straordinarie, di 20 milioni di dollari, che avrebbe risolto il problema, innanzitutto il problema del Banco Ambrosiano, e che questa cosa sarebbe stata fatta ratealmente e che nel frattempo si sarebbe precisato. Certo, a me non sfuggiva il fatto che in questo modo si creava un certo, si riduceva un debito, se ne apriva un altro, si creava una forma di condizionamento, perché veniva fatto ratealmente. Calvi che cosa e così fu. Cosa chiede? E così fu. Calvi non chiede assolutamente niente. Calvi non chiede niente. E del resto, quando, come risultò dopo, leggendo i fatti letti dopo, Calvi in quel periodo, che io poi incontrai altre volte, in quel periodo si preoccupava di avere, o lui e i suoi amici si preoccupavano di orientare o di condizionare le forze politiche o di mostrare amicizia verso le forze politiche principali.
perché credo che sia in quel periodo che vengono prestati 27 miliardi al Partito Comunista. Credo che sia lo stesso periodo, grosso modo, 27 miliardi o 20, non so esattamente, attraverso Paese Sera, ma poi in realtà al Partito Comunista. Quindi evidentemente lui, Calvi, no? Sta attuando una politica di pubbliche relazioni costosa, no? verso i partiti. Fatto sia che viene offerto questo, sa, questa cosa non la possiamo fare in Italia, il Banco Ambrosiano non può fare nulla perché voi siete troppo esposti, troviamo un circuito internazionale, e di qui nasce il conto protezione. L'operazione, stiamo parlando di fatti di 14 anni fa, non stiamo parlando di fatti di ieri. E così nasce l'operazione conto protezione. Mi scusi, onorevole. Chiede, dice, l'operazione può essere fatta estero, sì, su estero. Estero su estero, ma mi scusi, l'interesse del Banco Ambrosiano, da come lei espone la questione, è piuttosto evidente. Il Banco Ambrosiano, attraverso un circuito finanziario internazionale, da terzi, rientra nei soldi che voi dovete. Però per voi il Partito Socialista, questa operazione non significa aumentare la esposizione debitoria nei confronti di altri soggetti, che certamente per farvi il finanziamento vogliono un qualche cosa in termini finanziari. Quindi in sostanza 18 milioni di dollari con l'operazione di 20, che cosa diventa? Sì, ma l'operazione non si perfezionò. Sì, ma voglio dire, nel progetto. No, come si fa ad accettare un progetto in cui si cambia semplicemente il debitore e si aumenta il debito? No, perché l'ipotesi che veniva presentata era praticamente di un finanziamento di favore. Veniva presentata come una cosa le cui modalità sarebbero state esaminate. Insomma, si presentava come un finanziamento non di favore. Non siete scesi nel dettaglio. No, non io poi, non potevo essere io a entrare in questa cosa. Vabbè, lo fece Natali, per esempio. La morte di Calvi interruppe questa, che intervenne quasi subito dopo, insomma, il pagamento della prima parte di quello che era stato promesso. C'è tempo prima che Calvi muoia? Non lo so esattamente. Noi stiamo parlando del principio del 1980. Insomma, loro promisero un finanziamento, loro proposero un finanziamento di 20 milioni di dollari, di cui dovevano essere definite le modalità, che sarebbe stato un finanziamento di aiuto, un finanziamento di favore, e quindi si poteva anche ritenere che alla fine potesse trattarsi di un contributo. Che però questo non fu perfezionato, in quanto dopo il pagamento delle prime tranche. Ma il conto come nasce? Il conto nasce per il fatto che Calvi dice che l'operazione può essere fatta per loro estero su estero solamente, e quindi gli indichiamo il conto sul quale può fare questo versamento. E come lo indica? Questo nasce, così nasce il famoso conto protezione. Come lo indica, onorevole? La cosa che mi sbalordisce a me è che sul conto protezione si è fatto tanto rumore su una questione che riguarda un finanziamento non regolare, ma diciamo che costituiva forse per allora sì, c'era già la legge, sì, costituiva un reato, ma ampiamente amnistiato, e non esistono altri reati legati a quell'operazione. A noi non interessa questo. Interessa a me perché è importante, non esistono altri reati legati a quella cosa, è un reato amnistiato. Senta, onorevole, ed è un capitolo che dovrebbe essere stato chiuso, invece viene mantenuto aperto, mentre non se ne aprono altri, perché non è immaginabile che gli stessi erogatori di finanziamenti di favori e di contributi non abbiano fatto la stessa cosa verso altri. Infatti l'hanno fatta anche verso altri, ma verso altri non c'è la medesima attenzione e la medesima ricerca spasmodica del particolare. Dunque, noi la ricerca spasmodica del particolare... No, non polemizzo con lei, Presidente, dico in generale. La facciamo per... Perché questo che è avvenuto e che continua ad avvenire. Il motivo è diverso. Volevo sapere questo tipo di meccanismo per verificare anche altri tipi di deposizione, soprattutto per sapere se e come Licio Gelli o l'ingegner Luciani o la P2 è entrata, ammesso che lo sia, in questa vicenda. Ora, quando lei dice a Calvi questo è il conto,
questo conto, questo numero di conto, questa sigla, chi gliela suggerisce e lei a chi la comunica? Allora, posto di fronte a un problema che non avevo mai fino ad allora affrontato, no? Cioè richiesto di un conto estero, che io non avevo, mi sono rivolto a una persona che mi era amica, che conoscevo bene, no? Allarini? Sì, e che aveva un padre che lavorava nell'import-export, eccetera, pensando, e gli chiesi se poteva trovare un conto che potesse essere utilizzato dal partito per poter far transitare dei fondi. E così fu. Chiesi a Silvano Larini se per piacere, essendo persona di fiducia ed essendo uno che era legato al partito, se poteva fare questo sacrificio. E al vecchio amico lei dette qualche particolare? Oppure le disse che semplicemente serviva il conto? Credo gli dissi che abbiamo bisogno di un conto per far passare una somma. Ma disse a Larini che di questo adesso finanziamento al partito se ne stava occupando l'onorevole Martelli, personalmente? Credo, siccome Martelli era stato informato di questa vicenda, allora credo di dargli il numero, adesso questo non lo ricordo esattamente, questo episodio non lo ricordo esattamente. Il problema è che il conto era un conto vediamo se lei mi conferma quello che ha detto Larini. Larini disse: stavamo passeggiando dopo mangiato, ero io, l'onorevole Craxi, l'onorevole Martelli, e ad un certo punto io detti il numero del conto che mi era stato chiesto, perché su quello doveva gravitare un finanziamento di cui si stava occupando personalmente l'onorevole Martelli. Esatto fino qua? Questo è quello che dice Larini, il suo amico. Esatto? Sì, ma sì. Disse, siccome l'onorevole Craxi... Non è così. Io, innanzitutto, non ricordo la passeggiata. Non ricordo esattamente questa passeggiata. Io ricordo di aver chiesto di aver chiesto la disponibilità di un conto a Larini e di averne informato Martelli. Martelli e Larini diano le loro spiegazioni, perché io i particolari non li ricordo. Né li posso ricordare. A 14 anni di distanza una passeggiata a chi ha avuto il conto e chi non l'ha avuto. Onorevole, che conta è che io dissi a Larini di mettere a disposizione un conto. Uno ha detto una cosa ha detto un'altra. E volevo sapere da lei, che era presente, era presente. Perché poi si aggiunge, siccome l'onorevole Craxi ha l'abitudine di non portare mai l'orologio, e vedo che è vero, nella penna, disse all'onorevole Martelli: segnati questo numero. Questo è vero? Può darsi. E l'onorevole Martelli? Larini. Può darsi benissimo che gli ho detto di segnare Larini, il numero. Anzi, su questo punto lo dice anche Martelli. Anche se vuol dire che è così. Ecco. Che cosa ne doveva fare l'onorevole Martelli di questo numero? Questo numero doveva essere dato a Calvi, perché Calvi... Non doveva essere data a Natali. Questo ho visto la versione che viene data a Natali. Beh, può anche darsi benissimo. E a che serviva a Natali? Perché teneva lui i rapporti direttamente. Siccome non l'ho dato io a Calvi il numero, gliel'avrà dato Natali. Natali non poteva fare nessuna operazione su quel conto. No, ma può darsi benissimo che l'abbiano utilizzato. Comunque queste sono le versioni che danno loro. È vero che è Larini che prende il denaro e lo dà a Natali, quel poco che ritira. E infatti... Cioè Natali era un poco il perno, diciamo, era un poco un punto di riferimento. Se era Natali... Quindi mi scusi, questi soldi servivano per estinguere a rate, chiamiamolo così, il debito nei confronti del Banco Ambrosiano, esatto? E come mai questo non è stato fatto? Questo bisogna chiederlo agli amministratori, che amministravano i soldi che non amministravo io. Perché come si non sono un centesimo di quei milioni come di si dollari... Sono come si sono comportati... Nel rispetto a Natali è morto, a chi lo chiediamo? Questa è un'altra questione. Ma è certo che era lui. Li avrà utilizzati per altre spese diverse. No, perché Larini li ritira quasi tutti, sì, non una parte, dopo il sequestro di Castiglion Fibocchi, cioè dopo il sequestro delle liste della P2. E quando esce fuori dalle carte sequestrate a Castiglion Fibocchi dell'appunto di Gelli, e allora in quel momento Larini si preoccupa
e va a rigirare il denaro. Sì. Siamo nel maggio dell'81, sì. È passato un anno, più di un anno, ma non un centesimo è stato dato al Banco Ambrosiano per ripianare il debito, così come era negli accordi. Le chiedo, lei è a conoscenza di un motivo di questo? No, io non sono a conoscenza, non amministravo io i fondi del partito, non li amministravo, né venivano a chiedere a me qual era la priorità delle spese, come intendevano fare, se intendevano mantenersi una riserva per altre cose, io questo non glielo posso proprio dire. Io statutariamente c'è una distinzione molto precisa e le responsabilità dell'amministrazione dei fondi ricadono sugli amministratori. I quali... Onorevole, noi non stiamo mica facendo il processo a lei. No, lo dico perché non mi si può chiedere a me di come furono utilizzate delle somme che erano disponibili 15 anni fa. Questa Corte deve valutare delle prove. Queste prove sono costituite anche dalle dichiarazioni rese, per esempio, da Silvano Larini o da Claudio Martelli. È chiaro che quando queste dichiarazioni sullo stesso argomento sono contrastanti, come lo sono, considerato che lei sembra essere stato presente, mi sembra logico chiedere a lei, indipendentemente da quelle che possono essere le sue responsabilità. Sì, ma c'è un punto su cui sono d'accordo, quello è certo. Quello è certo.